Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buonasera, buonanotte. Notte di letture. Praticamente c'è questo evento che non so se tutti conoscono, gli appassionati di lettura lo conosceranno, che si chiama Letti di Notte, una sorta di notte bianca per gli amanti della lettura. E sostanzialmente in tutta Italia si organizzano serate appunto di lettura di libri nelle librerie oppure nelle associazioni culturali. In alcuni, non so, locali pubblici o biblioteche. E io da tempo avevo in mente di fare un evento legato al Cronaca della Radura, che è proprio appena uscito, però proprio perché è appena uscito e non sapevamo bene la data di uscita, ammetto di non, io stesso di non essermi mosso in tempo per avere una serata durante, in una libreria all'interno di questo evento, e allora avevo abbandonato l'idea. Poi oggi ho visto su Twitter, sui social, che comunque si parlava di questo evento e un po' mi è spiaciuto non essere, non farne parte, proprio così vicino a praticamente 10 giorni dall'uscita di un libro come questo, che a differenza degli altri miei libri, che sono libri tecnici, si presta invece alla lettura. Difficilmente andrei di là a prendervi un mio libro sulle licenze Creative Commons o sul diritto di internet o su copyright. Mi metterei qua a leggerlo in un evento come Letti di Notte, e invece mi verrebbe effettivamente più spontaneo farlo in una situazione come questa. Datemi tempo un attimo che con il cellulare voglio ripostare questa diretta sugli altri miei canali, in modo tale che tutti possano vederlo. Ad esempio, vediamo, ecco qua, ad esempio sulla mia pagina personale. Perché state seguendo ovviamente la mia pagina pubblica. Ecco, approfitto per dire una cosa: in questi giorni tante persone mi hanno scritto dei post molto belli, mi hanno dato molta soddisfazione legati al libro. Se riuscite, quando mi taggate, se mi taggate sulla pagina pubblica è meglio, perché effettivamente sulla pagina pubblica ci sono tutte le cose legate al libro. E quindi ha più senso tendenzialmente. Allora, vediamo di ripostare anche nell'evento, perché ho creato un evento oggi pomeriggio. Vedete i potenti mezzi. Nell'evento non me lo fa fare, allora devo usare il browser del mio fantastico computer. Vediamo. Da qua. Speriamo che il browser me lo faccia fare, dopodiché inizio a leggervi qualche passo. Grazie alle poche persone che per adesso vedo connesse, resistete e adesso iniziamo a leggere. Allora, eccoci qua, condividi, condividi, condividi in un evento. E lo condivido anche nell'evento. Ringrazio tutti quelli che sono venuti lunedì sera a Milano al Takeaway. È stata una serata molto carina. C'è tutto il video integrale della presentazione. Ovviamente, se foste stati lì, sarebbe stato molto più. Avreste anche percepito l'aria che si respirava, l'atmosfera, e avremmo avuto un contatto un po' più diretto. È stato bello perché è la classica situazione in cui poi la gente è venuta a chiedermi la firma sul libro, imbarazzandomi sempre tantissimo perché io non sono molto bravo a fare le dediche, quindi soprattutto quando la persona che compra il libro non la conosco personalmente, ammetto che non so mai bene che cosa scrive la sua dedica, però pare che quelle che ho fatto siano andate tutte a buon fine. Allora, uno spirito della radura. Ok, ho pubblicato sugli eventi, adesso direi che chi doveva aver modo di vedere questo evento, l'ha visto, e quindi eccoci qua. Torniamo sulla pagina di prima. Come scritto, ecco, abbiamo subito. Ah, il Fumagalli, Stefania, ovvero la mamma, non conta, conta zero, non vale. La Graziano, che non so perché, ma vedi che c'è scritto Vincenza e non Enza, vedi che avevo ragione io. Allora. Intanto pian piano aumentano i follower, mi fa piacere. Stavo dicendo, bellissima serata l'altra sera a Milano, ancora forse più divertente la diretta Facebook che abbiamo fatto, cioè proprio come comicità, mi hanno detto tutti che quella col caldera, con
Mauro Caldera, che abbiamo fatto invece mercoledì scorso, esattamente una settimana fa, 8 giorni fa, è stata molto molto simpatica, quindi vi invito ad andarla a riguardare tutta. L'idea mia era anche quella di scaricarla e farne degli spezzoni, però pian piano, appena un po' di tempo, 6 giorni qua sono stati davvero davvero molto pesanti. Allora, il libro è questo, eccolo qua, signore e signori, Cronica della radura, riflessione d'esperienza sulla complessità delle relazioni di coppia. Trovate le informazioni tutte complete sul link che ho messo qua nella didascalia di questa diretta e appunto nel link trovate anche il modo di ordinarlo. Molti mi hanno fatto notare che non si trova in libreria, in libreria si troverà a breve, cioè la prima settimana di luglio, ovviamente considerando sempre che essendo una piccola casa editrice non lo troverete subito lì nello scaffale che vi guarda, ma dovrete darvi un po' da fare o magari ordinarlo al libraio, però arriverà. Ah, Fabiano, salutiamo Fabiano dagli Stati Uniti, caro amico che a breve tornerà in Italia, però lo vedo connesso a 9 ore di fuso dalla California a San Francisco, terra in cui ho lasciato un pezzo di cuore, e saluto anche il compagno di scuola del liceo, Patola, che oggi compie gli anni, se non ricordo male. Quindi auguri. Vabbè, allora, andiamo avanti, andiamo per la lettura. Quindi se volete informazioni sul libro, soprattutto come ordinarlo, le trovate lì. C'è anche il link ad Amazon. Su Amazon ci sono praticamente quasi tutti i primi. Tutti i paragrafi del primo capitolo, fino al sesto paragrafo del primo capitolo. Quindi avete una bella anteprima su Amazon. Se non vi basta ciò che vi leggerò io oggi, potete andare lì a leggere. Comunque, l'idea mia era in questa mezz'oretta insieme, abbiamo già buttato via praticamente 6-7 minuti, in questa mezz'oretta insieme di leggervi un paragrafo per ogni capitolo. Sono 4 capitoli. Come vi dicevo, il primo è quello che parla della metafora della radura e io vi leggerei il primissimo paragrafo, che è quello che fa capire il senso di questa metafora, che spiega la metafora della radura, del castello e della radura. Quindi siamo a pagina 15 del cartaceo, ok? Vedete, capitolo 1 qua inizia, e dopo una citazione di Tiziano Terzani che dice: "Finirai per trovarla la via, puntini puntini, se prima hai il coraggio di perderti", che insomma, è bellissima, ed è un po' il senso esattamente della metafora della radura. E adesso vi leggo questo paragrafo 1 che si intitola La metafora del castello e della radura. Bene, allora, immaginate un'ambientazione pseudo-medievale come quella dei film fantasy, fatta di castelli arroccati e lande oscure, di radure nebbiose, foreste, fiumi e paludi. In questo panorama, qua e là si trovano anche dei castelli, solitamente ben protetti da mura, fossato, ponte levatoio. Ogni castello appartiene a un unico castellano, il quale lo abita, lo mantiene, lo difende, lo arreda, lo abbellisce e ogni tanto decide di ospitarvi qualcuno o addirittura di dare dei ricevimenti. A volte il castello viene anche assediato da qualche forestiero, proveniente dalla radura. E il castellano deve scegliere se difendersi e magari rinforzare ulteriormente le mura e il fossato, oppure scendere a patti con l'invasore e condividere con lui la sua corte. Tuttavia, benché il castello sia dotato di tutte le comodità e magari anche di paggi e damigelle di corte, arriva un momento in cui il padrone del castello inizia a percepire poco appagante la sua vita all'interno delle mura. Però può sembrare paradossale, ma solitamente questo accade quando il castellano ha terminato i suoi lavori di arredamento e di abbellimento del suo castello. Proprio quando tutto sembra pronto per potersi godere la vita nella sua reggia, egli si accorge che non è rimanendo lì nella sua reggia che può essere realmente felice. Che fare allora? Prudenti lasciano semplicemente il ponte levatoio abbassato e ordinano alle guardie di rinfoderare le spade e di permettere ai forestieri di entrare all'interno delle mura. I più audaci invece prendono una borsa con le provviste ed escono nella radura a vedere com'è il mondo al di fuori del castello. Ed è qua esattamente si comincia a percepire un po' la metafora. Quindi, quelli che scelgono di rimanere dentro le mura del loro castello e far entrare persone, quelli che invece scelgono di avventurarsi, mettersi in gioco. Proseguo. Lì nella radura il castellano inizia a sperimentare i suoi limiti, ad avere paura, a sentire la solitudine, ma nello stesso tempo capisce che lì ci sono tante cose intriganti da conoscere e se le stava perdendo fino a quel momento. È così che pian piano inizia a mettere a fuoco che i forestieri che vagano per la radura come lui e che a volte hanno provato ad assediare il suo castello, altro non sono che suoi pari.
Castellani come lui, abitanti di castelli limitrofi, che semplicemente avevano sentito un po' prima di lui l'esigenza di andare a esplorare la radura. Alcuni di questi hanno la fortuna di trovare altri castellani con cui unire le forze, stringere alleanze, fondere le loro proprietà terriere e magari costruire insieme un castello ancora più bello e grandioso. Altri, sopraffatti dallo sconforto e dalla stanchezza, o anche dalla pigrizia, decidono di rientrare nel proprio castello e tornare alla vita di prima. Una cosa è però certa, anche questi secondi, quelli pigri, che decidono di tornare alla vita di prima, quando faranno ritorno nel proprio castello, non saranno più gli stessi di prima. Saranno infatti cresciuti, avranno aperto le loro vedute e sicuramente quando qualcuno busserà alla porta del castello saranno sicuramente più ospitali e disponibili di quanto non fosse, di quanto non fossero in origine. Qua ci ho infilato dentro una citazione di un brano musicale che a me ha segnato molto in adolescenza, che non conoscerete molti perché i Timoria, insomma, appartengono ad una certa generazione molto ristretta, quella di quelli che avevano 15-16 anni nella metà degli anni 90. Però comunque dice questa citazione dal brano Boccadoro, molto bello, dell'album 2020 Speed 1994. Dice: uomo forte e giovane, a quante donne hai sorriso già? Punto di domanda. Ridi, non aver paura, il castello è lontano ormai. Bacia il tuo destriero, ridi Boccadoro, che la foresta è tua. Non dice la radura è tua, non potevo permettermi di cambiare il testo di Pedrini, però più o meno il concetto è quello. Vabbè, quindi conclude il paragrafo dicendo che sostanzialmente la metafora è quasi completa. Il castello rappresenta appunto la nostra area di comfort, quella che ci siamo formati in base alle nostre esperienze, in base anche alla matrice affettiva da cui proveniamo, ad esempio l'ambiente familiare, gli amici, i colleghi, quella in cui ci sentiamo signori incontrastati e in cui ci muoviamo pienamente a nostro agio. Quindi questo è il castello. E d'altronde non potrebbe essere diversamente, cioè non potremmo essere a disagio perché è stato costruito da noi o comunque su misura per noi. Come potrebbe essere diversamente? La radura invece, e così lo spieghiamo finalmente, è la vita relazionale, quella vera, quella che ci espone e ci disorienta, cioè quella fatta di relazioni autentiche, basate sul confronto, sull'incontro e anche a volte sullo scontro. Il tema delle relazioni autentiche, ecco questo è il finale, la radura è invece la vita relazionale, quella vera. Il tema del libro è esattamente questo, la ricerca delle relazioni autentiche, che sono quelle che si trovano nella radura, nel castello. Secondo la teoria che io cerco di esporre in questo piccolo libro, questo piccolo, forse chiamiamolo saggio, di riflessioni personali, nel castello si possono solamente costruire delle pseudo-relazioni. Ci sono domande? Ah, ecco, qua c'è già, no, ci sono dei commenti, c'è qualcuno che dice, Vincenza, ad esempio, che io sono quell'avventuriera anche senza zainetto, poi nella radura si trovano le risorse per vivere, cioè mangi, ti nutri di muschi e licheni e bevi l'acqua leccandola dalle rocce. Bene, bene. Oh, c'è anche l'unizia collegata, nonostante i 40 di febbre. Mi avevano detto che c'è gente ammalata. Ammalarsi al 20 di giugno, bisogna proprio essere, bisogna impegnarsi. Comunque sì, grazie per esserti connessa anche tu. E, vado avanti. Ci sono particolari richieste, no? Perché? Vabbè, non ho preparato le fette di salame, questo è stato un grave errore. Avrei voluto presentarmi con degli occhiali al salame, perché so che uno dei paragrafi più apprezzati del capitolo 2 è proprio quello sugli occhiali al salame. Vediamo se riesco ad andarvelo beccare. Quindi, capitolo 2 è un capitolo che invece si intitola. Dov'è? Inizio del capitolo 2. Il capitolo 2 è quello più da saggio, eccolo qua. 50 sfumature di complessità. Questo, lo dico, doveva essere il sottotitolo del libro, cioè qua sotto, invece che riflessioni di esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, doveva esserci 50 complessità, 50, scusate, sfumature di complessità per delle relazioni di coppia. Poi qualcuno molto acutamente mi ha fatto notare che avrebbe, diciamo, confuso il libro con uno di quei libracci o di quei filmacci circolati in questi ultimi anni sul discorso. Sul discorso 50 sfumature, quindi questa sorta di film, di questo erotismo soft femminile, e quindi poi ho fatto una ricerca sui motori di ricerca, mettendo 50 sfumature, venivano fuori delle cose anche di bassissimo calibro. Allora ho preferito non metterlo nel titolo. Poi è diventato il titolo del secondo capitolo, che secondo me è quello
È quello più, che ha più contenuti, nel senso che è quello che cita molti autori, molti psicologi, molti sociologi, ci ho messo tanto per tirarlo fuori in un certo modo e quindi ci tengo che lo leggiate con massima attenzione. Allora, cerco il paragrafo, oh, paragrafo 7, quello dei, eccolo qua, sabotaggi, segnali non colti e occhiali al salame. Sugli occhiali al salame, nella diretta che abbiamo fatto col Caldera, con Mauro Caldera, abbiamo detto molte cose. Ad ogni modo, cosa scrive qua la Graziano? Non è così, lo sai, non capisco cosa ti riferisci, fa niente. Ah sì, è la mia battuta di prima. Ok, vado avanti a leggere. Tengo qua davanti così faccio anche un po' di pubblicità alla copertina del libro. Allora, il paragrafo 7 del capitolo 2 dice, allora, la psiche è complessa. Più di quanto possiamo immaginare, ma anche molto potente. Infatti, ha i suoi modi per portarci dove vuole. Tra l'altro, più è complessa e più racchiude in sé voci diverse, a volte molto confliggenti tra esse. Ricordiamoci che cioè, il tema del libro è la complessità, quindi io non do per scontato che le relazioni siano una cosa semplice, ma io parto dal presupposto, questo è scritto nella presentazione del libro, che le relazioni siano un gran casino. E quindi qua spiego come la mente riesce a sabotarci, a incastrarci, anche quando siamo consciamente sicuri che una relazione vada in un certo modo, ma chissà come mai la nostra psiche riesce poi a sabotarci, a portarci dove vuole lei, se la nostra psiche non è ben, come dire, non si è consolidata e ha delle voci un po' nascoste. Ad ogni modo, scusate, vado avanti a leggere. La maturità cognitiva ed emotiva si raggiunge anche quando si impara a conoscere queste diverse anime presenti dentro di noi, a farle parlare, a metterle in contatto e possibilmente in armonia. È un traguardo che si può raggiungere autonomamente, con la crescita personale, con l'autoanalisi, con il confronto con gli altri, con i viaggi, con la meditazione, ma laddove la situazione è particolarmente ingarbugliata e il conflitto è particolarmente acceso, arriviamo a sentirci ingabbiati in quelle che Giorgio Nardone, un autore che cito, chiama psicotrappole. Il suo libro proprio si intitola Le psicotrappole. E potrebbe essere necessario il supporto di uno specialista sotto forma di coaching, psicoterapia, psicanalisi e via dicendo. Anche persone adulte vaccinate, come si usa dire, che hanno sempre condotto una vita soddisfacente e lineare, si trovano in difficoltà e disorientate nel fronteggiare situazioni con cui fino a quel momento della loro vita non avevano avuto modo di misurarsi e che vanno a toccare corde emotive delicate, ad esempio la perdita di persone care, separazioni, gravidanze, perdita di lavoro. Emergono quindi bisogni, paure, compulsioni, ossessioni che non si sono mai manifestate o che prima si sono manifestate in modo soft. E che iniziano a mettersi di traverso tra noi e la nostra felicità. Sono le varie voci della nostra psiche che iniziano a farsi sentire e a discutere animosamente tra di loro. E a volte ascoltarle tutte è davvero difficile, nonché snervante. Nel campo delle relazioni, quando le varie voci della psiche entrano in conflitto, c'è il rischio che si crei una discrasia tra quello che coscientemente pensiamo di volere e quello che a livello inconscio la nostra psiche, o quantomeno la sua voce predominante, vuole realmente. Ecco spiegato perché spesso ci troviamo in situazioni relazionali che sono così lontane dai nostri ideali. La cosiddetta persona sbagliata, il momento sbagliato, il luogo sbagliato. Così li chiamiamo senza magari interrogarci sul fatto che a essere sbagliati forse sono solo i nostri ideali o semplicemente la nostra percezione irrigidita e cristallizzata di quegli ideali. La nostra psiche intesa appunto come molteplicità di voci interne, tra cui anche quelle che non ascoltiamo e che non vogliamo ascoltare, ha davvero il potere di sabotarci, di portarci fuori strada o comunque fuori dalla strada che abbiamo scelto consciamente di percorrere. A volte il sabotaggio è nostro amico perché ci salva da relazioni disfunzionali e potenzialmente pericolose per il nostro benessere. Altre volte è nostro nemico perché non fa altro che distoglierci dall'obiettivo di costruire una relazione sana e matura e ci riporta ad una dimensione narcisistica e antirelazionale, dando la vinta alle nostre paure, alle nostre rigidità, alle nostre fissazioni. Il sabotaggio può arrivare anche sotto veste di un malanno improvviso. Vi è mai capitato? Avete un appuntamento con quella persona che vi piace tanto, magari programmato da alcuni giorni, e la sera prima vi viene la febbre a 38. A me è successo. Oppure un attacco di colite o di cefalea che non vi permette di dormire.
A volte sono semplici coincidenze, altre volte è la nostra psiche che attraverso segnali psicosomatici ci sta semplicemente dicendo: Oh, ma che cavolo stai facendo? Non vorrei mica uscire nella radura. Anche infilarci in situazioni che fin dall'inizio appaiono palesemente complicate e avvicinarci unicamente a persone che non possono renderci felici è una sorta di pre-sabotaggio, io lo chiamo, di sabotaggio anticipato dovuto alla paura delle relazioni. Metterci in relazioni difficili da un lato aumenta infatti la probabilità che la cosa non funzioni, dall'altro ci fornisce un alibi più accettabile per tornare al nostro castello, giustificandoci con la favola del io però ci ho provato. Quello che ho imparato sulla mia pelle è che l'unico modo per disinnescare il dispositivo di sabotaggio che tutti noi abbiamo installato fin dalla nascita è essere consapevoli della sua esistenza, che è già un passo fondamentale e non scontato. E conoscere possibilmente il suo funzionamento, per poter capire quando si attiva e quanto influisce sulle nostre scelte. Un'altra forma indiretta di sabotaggio è quella che nel gergo comune viene chiamato avere le fette di salame sugli occhi. Ed arriviamo finalmente al salame. Quante volte, presi dalla trance ormonale dell'innamoramento, non abbiamo notato caratteristiche disfunzionali, della relazione che stavamo iniziando? Tutti cercavano di farcelo notare, magari anche lo stesso partner, con messaggi più o meno espliciti, eppure noi siamo andati avanti, spediti verso il precipizio. Io stesso devo ammettere di essere un portatore abituale di occhiali al salame, li porto probabilmente da ben prima che iniziasse a portare gli occhiali da vista per la miopia, con la differenza che gli occhiali da vista li ho tolti grazie all'intervento laser, come vedete, mentre gli occhiali al salame li ho sempre con me, anche adesso sulla soglia dei 40 anni. E ogni tanto non resisto alla tentazione di indossarli. Quindi ce li ho nel taschino, adesso non vi posso far vedere, però idealmente ce li ho sempre con me. Di segnali di pericolo non visti da raccontare, ho una lunga lista che potrebbe tediarvi e darvi una strana idea di me. Vabbè, salto questo passaggio che è un racconto che poi teniamo più per il quarto capitolo. A riguardo ho anche varie storie raccolte da amici e conoscenti, ma mi limito a una sola, più indicativa. Un mio caro amico mi riferì, ma anche qua salto perché dopo diventa troppo lungo. Niente, basta, no. Questo era quello che vi volevo raccontare. Cioè, qua ci sono due storie, ma le storie le tengo per il quarto capitolo, che sono quelle più divertenti. Quindi abbiamo un po' approfondito. Ecco, saluto anche Claudia che si è unita a noi. Siamo arrivati più o meno alla metà, perché avete, come dire, un po' appreso cosa intendevo io per sabotaggi, segnali non colti, occhiali al salame. Il sabotaggio, l'autosabotaggio è un meccanismo davvero molto molto subdolo delle relazioni di coppia. Bevo per dimenticare. E acqua del rubinetto messa in una bottiglia di plastica. Io non produco rifiuti di plastica, se posso, quindi bevete l'acqua del rubinetto il più possibile. Qua fa via buona. Va bene, allora, il capitolo 3, il capitolo 3, dopo vi racconto com'è nato, si intitola Le relazioni nel tempo, il tempo nelle relazioni. Ovvero, in realtà il libro doveva essere di quattro, scusatemi, di tre capitoli. Dopodiché, nello scrivere il libro, mi sono accorto che il secondo capitolo, quello più saggistico, stava diventando molto lungo e quindi si iniziava un po' a perdere il filo. E da lì allora ho deciso di scorporare, cioè di dividerlo sostanzialmente in due capitoli, scorporando tutti quei paragrafi che avevano come filo conduttore il tema del tempo, di come il tempo, la variabile tempo incide sulle relazioni, su come noi viviamo le relazioni. E in questo capitolo ci sono alcune riflessioni sul fatto che, insomma, i tempi possono essere un po' cambiati negli ultimi anni per le relazioni, che gli orologi biologici ci condizionano. Vediamo cosa vi posso leggere. Vi leggo orologi biologici e ambientali, che mi sembra di aver capito anche questo è un argomento molto molto. Oh, saluto Laura. Laura, iniziata la lettura. Sì, è iniziata da un po', sei tu che sei in ritardo. Insomma, adesso ti segno sul registro, ti metto un meno. Allora, orologi biologici e ambientali. Ah no, iniziata la lettura nel senso che tu hai iniziato la lettura. Ah, giusto, perché hai preso il libro lunedì, giusto, giusto. Scusa, non ho capito. Comunque, se vuoi, stiamo qua, te lo leggo tutto. Allora, paragrafo 6 del capitolo 3, orologi biologici e ambientali.
L'espressione orologio biologico, più propriamente, si riferisce alla tendenza del metabolismo umano a crearsi uno specifico ritmo, detto circadiano, legato alla luce della giornata. Quindi, tecnicamente, quando si parla di orologio biologico, se cercate su Wikipedia, in realtà vi spiega questa cosa. Però poi, nel gergo comune, è diventato un altro, ha assunto un'altra colorazione, un altro significato. Ma quando si parla di orologio biologico nell'ambito delle relazioni di coppia, ci si riferisce a una sorta di meccanismo primordiale secondo cui gli esseri umani iniziano a sentire l'avvicinarsi di un'ideale data di scadenza per fare alcune cose, come principalmente procreare e mettere su famiglia. È ovviamente un fenomeno per lo più femminile, legato al fatto che la fertilità della donna si conclude con l'arrivo della menopausa, ma investe anche il genere maschile in altre forme meno dirette. Dal lato femminile, le evoluzioni della medicina e della biologia hanno in effetti spostato in là il limite per cui è ormai abbastanza comune vedere donne sulla soglia dei 40 alle prese con la prima gravidanza. Lo confermo io, sono sulla soglia dei 40, le mie coetanee, le mie compagne del liceo, dell'università, sono entrate adesso in fase maternità, quindi effettivamente, cosa che solamente 20-25 anni fa sarebbe stato molto molto strano. Comunque, invece, dal lato maschile, teoricamente non esiste un limite di età, no? Si dice che l'uomo può procreare, in realtà, teoricamente, fino a tarda età. Non esiste un limite d'età se non quello del buon senso e delle energie necessarie per poter reggere l'impatto di una paternità. E questa psicologicamente è un'arma a doppio taglio, perché se da un lato lascia l'uomo libero dalla tipica ansia da data di scadenza, dall'altro gli incute il sotterraneo pensiero di poter spostare sempre più in là negli anni una presa di posizione sull'ipotesi paternità, allungando oltremodo la cosiddetta sindrome da Peter Pan. Ad ogni modo, il problema non è tanto dove si colloca temporalmente la fatidica data di scadenza. Il problema è più che altro quando inizia a farsi sentire dentro di noi il tipico tic-tac, tic-tac di questa inesorabile sveglia. Il risultato quindi non è tanto, appunto, non c'è un'oggettività, ma è come noi percepiamo questa dinamica del tempo e come incide sul nostro percepire e vivere le relazioni. Il risultato peggiore di quest'ansia è che alcune persone, quando si sentono arrivate davvero in prossimità della scadenza, perdono prendono il primo portatore di spermatozoi o la prima portatrice di ovuli che hanno sotto mano e risolvono il problema senza troppi scrupoli. Senza quindi una reale consapevolezza del peso, della delicatezza della mossa che stanno facendo. Questa è un'opinione mia personale, però insomma abbastanza forte e credo abbastanza condivisa. Fare figli solo per dare un senso ad una vita che ci sembra vuota o, come ho visto fare, per dare nuova verve ad una relazione di coppia ormai logora, non è affatto una buona idea. Più che altro perché a pagare le conseguenze peggiori sarà sicuramente la creatura che poi nascerà. Eppure lo vedo fare. Anche se ci si trova già in coppia, l'inizio del ticchettio può avere risultati deleteri, perché specie se è solo uno dei due partner a sentirlo. Infatti, se la coppia non è solida e matura, l'ansia avvertita da uno dei due partner non può che riverberarsi negativamente anche sull'altro. Probabilmente, insomma, al giorno d'oggi, i 35 anni rappresentano l'età più diffusa in cui si colloca questa ideale data di scadenza, anno più, anno meno. Tuttavia, alcune persone vengono risucchiate ben prima da questo vortice, forse perché ossessionate dall'idea di maternità e paternità o perché non riescono a vedersi realizzate se non in una veste di madre o di padre. Ricordo, ad esempio, che una mia fidanzatina dei tempi dell'università, io 22enne, lei 19enne, già mostrava segnali di impazienza. Io ovviamente dovetti darmi alla fuga. Ero veramente un giovane pischello all'epoca, quindi non se ne poteva nemmeno parlare. Ma lei, circa un anno e mezzo dopo, trovò un malcapitato che si prestò al suo piano folle. Si sposò poco dopo, a circa 22 anni lei, quindi un paio d'anni dopo, mise al mondo un figlio e ovviamente solo un anno dopo la nascita del figlio la coppia si separò. Quindi poi non ho più saputo bene com'è andata, però cioè, questa è la fine che ha fatto e quindi, come dicevo prima, a pagare le conseguenze è stato questo povero bambino che subito è cresciuto in una famiglia in cui i genitori erano separati. Fin qui però abbiamo parlato solo dell'orologio più strettamente biologico, ma ci sono anche altri orologi con cui questo deve cercare di sincronizzarsi. Banalmente ci sono coppie che sono ben mature per sposarsi, per fare figli, ma non possono farlo perché le condizioni lavorative non lo permettono. Quindi sono costrette a posticipare e a volte anche più di quanto sarebbero disposte a fare, rimanendo così frustrate da questa attesa forzata. Infine, un altro aspetto sicuramente di rilievo in fatto di orologi biologici è quello dell'aspettativa di vita. Essendo ormai arrivati ad un'aspettativa media di circa 85 anni, il risultato più naturale è che da un lato le persone
se la prendano un po' più comoda, dall'altro che cerchino più facilmente di mettersi nell'ottica del rifarsi una vita. No, è molto più frequente adesso vedere uomini che magari già sposati con figli si sono appunto divorziati, separati, si sono rifatti una vita con un'altra persona e viceversa anche le donne. Anche questa può essere un'arma a doppio taglio, perché è vero che abbassa l'ansia da data di scadenza, ma è anche vero che lascia in testa quel tarlo per cui si possono avere sempre nuovi stimoli con l'effetto collaterale di essere più facilmente portati a svalutare e quindi a sabotare le relazioni che stiamo vivendo. Mi fermo, nel senso che il paragrafo avanti c'è una citazione di Hollis del libro Progetto Eden, che è uno dei libri su cui si fondano buona parte delle riflessioni che io sto facendo nel libro, e vi invito a leggere, molto bello. Uno psicologo junghiano, e procedo se non ci sono richieste particolari, come si fa col DJ, procedo con la lettura di una delle storie del capitolo 4, che sono interessanti. Vediamo se qualcuno ha detto qualcosa. No, niente. Ok, quindi procedo. Allora, le storie del capitolo 4 sono alcune, come spiego nella presentazione. Alcune sono state vissute da me e raccontate con un artificio narrativo in modo tale che non si percepisca di chi sono effettivamente. Ovviamente chi mi conosce molto molto bene nel privato le può in un certo senso individuare, e altre le ho raccolte da amici, conoscenti, parenti e persone che si sono prestate e che mi hanno raccontato la loro storia. Ah, saluto Lorenza. Ciao. Allora, si è arrivati a ritardo Lorenza, insomma, siamo già al capitolo 4. Allora, vi racconto la storia di una non troppo lunga, non troppo lunga. Ah, questa è divertentissima. Allora, vi racconto la storia della borsa da computer che costa più del computer. Paragrafo 4. Che voi direte, ma cosa c'entra con la vita di coppia? Abbiate pazienza che poi lo capirete. Parla di Nicola, quindi parliamo di un uomo, un mio amico, o in realtà un ex amico, perché appunto poi vi racconterò come è andata a finire. Comunque, così dico nel libro. Nicola è un mio amico, in realtà ora non lo è più, fra parentesi, conosciuto attraverso contatti lavorativi e con cui abbiamo avuto modo di condividere un paio di vacanze. Lavora per una grande società di rating in Svizzera. E ogni tanto viene mandato a Milano. È lì infatti che ci siamo conosciuti. Lui è originario di Napoli, virgolette, di Napoli Vomero, tiene a sottolineare, perché, sostiene senza nemmeno troppo scherzare, apro virgolette, i veri napoletani sono solo quelli di Vomero e Chiaia. E spesso si vanta delle sue origini altolocate nei quartieri alti della capitale campana, delle sue vacanze trascorse a Porto Cervo, della sua appartenenza a circoli sportivi di élite, della sua casa vista mare. Io, umile campagnolo, come sapete, nato nella Bassa Padana e ancora adesso vivente nella Bassa Padana, io, umile campagnolo originario della provincia lombarda, abbasso la testa e non mi metto a discutere di fronte appunto a una persona di così nobili origini. È una persona indubbiamente brillante ed elegante, ma è letteralmente ossessionato dalla forma e dallo stile, lui lo chiama. È la classica persona che giudica gli altri sulla base dell'abbigliamento. Osserva in maniera maniacale gli abbinamenti cintura-scarpa, il colore delle cravatte che mettono i suoi interlocutori. Continua a comprare vestiti, orologi, accessori per l'auto, ben oltre quanto sia necessario. Virgolette, comprare queste cose mi gratifica, dice, e in effetti pare non avere altre forme di gratificazioni, non ha hobby, non ha attività culturali, oppure obiettivi particolari al di fuori della sua carriera lavorativa. Valuta il valore di un cliente sulla base delle poltrone che ha scelto per i suoi uffici e, cosa ben peggiore, valuta il valore delle persone sulla base dello stipendio e della posizione lavorativa. E ha altri atteggiamenti del genere, davvero molto lontani dalla mia forma mentis. Ricordo, voi mi direte, ma come cacchio hai fatto ad avere un amico così? Beh, sì, nel senso che le persone, come spiego in un'altra parte del libro, hanno bisogno di un po' di tempo per manifestarsi. Io stesso cerco di dare, come dire, fiducia alle persone, scopri dopo qual è la loro vera pasta. Ah, saluto anche Valeria che si è connessa. Allora, dicevo, atteggiamenti ben lontani dalla mia forma mentis, ricordo che qualche volta è stato sgradevole anche con me, facendomi annotazioni sarcastiche fuori luogo sul colore della camicia o
o sulla fantasia della sciarpa che aveva indossato durante una delle nostre serate milanesi. Tuttavia, questa sua iperattenzione per l'abbigliamento non va di pari passo con la cura del suo aspetto fisico. Non ha alcun interesse a tenersi in forma, infatti inizia a notarsi la pancetta e le spalle curve. Cioè, tutta questa attenzione per i vestiti, poi, ragazzo mio, quando vai in costume a giretto al mare in piscina, poi ti togli tutti i tuoi bei vestitoni di marca e sotto. Vabbè. E infatti, ovviamente, lui dice: nessun problema, perché, secondo lui, basta metterci sopra la giacca giusta e nulla si nota. Va in giro con una valigetta griffata, questo questa frase dà il titolo al paragrafo, no, della borsa al computer. Va in giro con una valigetta griffata pagata quasi 3.000 euro, ma dentro ci mette un computer scassone da 350 euro. Un giorno, dopo averlo sentito lamentarsi per l'ennesima volta dell'inefficienza del suo laptop, gli faccio notare che forse sarebbe stato meglio spendere qualche euro in meno per la borsa e magari qualche euro in più per il computer, visto che tra l'altro è uno strumento di lavoro. La sua risposta è molto rappresentativa della sua mentalità. Aperte virgolette, lui dice: sì, però quando sono in giro la gente vede la valigetta, non il computer. No, chiaro, palese ragionamento che non fa una piega. Un giorno mi trovo a Roma per un impegno di lavoro e coincidenza vuole che lui in quegli stessi giorni sia a Napoli. Mi propone quindi di allungare il giro e passare a salutarlo per un pranzo a casa dei suoi genitori. Dentro di me dico: bene, così finalmente vedrò gli ambienti altolocati in cui è cresciuto e di cui mi parla continuamente. Quando arrivo a Napoli scopro che in realtà la casa non è in zona Vomero, ma in un quartiere più periferico, una zona residenziale discreta, ma non certo di eccellenza. Il mare sì, si vede, molto in lontananza, solo attraverso gli altri palazzi e dietro un orrendo stabilimento industriale abbandonato. Non so se conoscete un po' la zona, Napoli, diciamo, verso nord. C'è una zona, un stabilimento industriale abbandonato davanti al mare e quello si vedeva. Poi dietro sì c'era il mare, però questa gran vista mare. Per salire al quarto piano dove lui abita, dove i suoi genitori abitano, dove lui abitava fino a pochi mesi fa, mi dice che devo inserire 20 centesimi nella gettoniera dell'ascensore. E qua, insomma, io che l'Italia l'ho girata tutta, era la prima volta, era successo 2 anni fa circa, la prima volta che vedevo un ascensore a gettoni, cioè che se non metti il gettone l'ascensore non parte. Ammetto mia ignoranza, poi mi hanno spiegato che in alcune zone del sud Italia si usa ancora. Comunque, sì, un ascensore a monete, ammetto che nonostante io abbia girato tutta l'Italia, davvero tutta per il mio lavoro, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Non ho monete con me in quel momento e quindi me la faccio a piedi, nessun problema, 4 piani li posso anche fare. Una volta entrato in casa mi trovo in un normalissimo appartamento di 90 metri quadrati, arredato discretamente, e ovviamente tenuto a mo' di museo, no? Quegli appartamenti in cui tutti non puoi toccare nulla, no? È tutto messo secondo una logica, perché devono fare ovviamente le visite con le guide turistiche. Tutto in ordine maniacale, con le porte nuove, tiene a precisare, mi aveva fatto notare, hai visto che abbiamo messo le porte nuove, dicevo, caspita, e appena pittato, citazione letterale, cioè lui mi dice: l'abbiamo appena pittato. Mi presenta i suoi genitori, gente per bene, cordiale, ma di estrazione culturale media, che tra l'altro parla un italiano un po' faticoso, con palese contaminazioni dialettali. Ci sediamo a pranzo e lui non è particolarmente a suo agio, quasi come se si sentisse giudicato da me e sentisse in qualche modo di doversi confrontare. È lì che tutto mi diventa chiaro. Quel suo darsi un tono d'altolocato, quel suo snobismo ostentato sono più che altro l'espressione di un senso di disagio e di un desiderio di rivalsa sociale, e non una reale espressione di nobiltà. Come spesso accade, i complessi di superiorità sono in realtà complessi di inferiorità mascherati. Stare in un capoluogo svizzero e ogni tanto a Milano, fare un certo stile di vita, non volersi mischiare con certe persone, è per lui un modo per mostrare un se stesso costruito e non del tutto autentico, quasi a voler disconoscere le sue origini. Ora vi starete chiedendo: ma perché vi sto raccontando questa storia di questo tizio in un libro sulle relazioni di coppia? Cioè, cosa c'entra questa storia in un libro in un capitolo che dovrebbe raccontare di storie di coppia? Molto chiaro, adesso ve lo spiego. Perché, come potete immaginare, quel tizio ha un sacco di problemi con le relazioni, non solo con i colleghi, ma anche, quindi non solo le relazioni lavorative, ma anche e soprattutto le relazioni con le donne.
comprese le donne che io in buona fede gli avevo presentato e che ritengo delle persone interessanti e meritevoli di attenzione. Nessuna sembra essere alla sua altezza, ha sempre da lamentarsi, fissandosi su aspetti principalmente estetici o comunque legati a stili di vita, secondo lui, non abbastanza raffinati. Per usare una sua frase, non sono tipe da locale rooftop, ma più da birreria. E lui questo mi aveva più volte fatto notare. Questa storia ci insegna che cosa? Ci insegna che le persone che hanno certi atteggiamenti e che mostrano questo set di valori non possono fare altro che perdersi le caratteristiche davvero rilevanti delle persone e gli aspetti che fondano una relazione autentica e appagante. Sono persone che non sono abituate, non sono temprate per vivere nella radura, secondo la nostra metafora, come l'abbiamo descritta prima. Dopo l'ennesima persona, donna, venuta a dirmi: "Ma chi diavolo mi hai presentato?" con un tono anche scocciato. Dopo l'ennesima situazione poco gradevole da lui generata anche nei miei confronti, ho deciso di porre fine alla nostra amicizia promettendomi di non frequentare più persone del genere. In fondo, bene diceva Madre Teresa di Calcutta, quello che fa di te una persona elegante non è il vestito, ma è il modo in cui tratti gli altri. Questa è una conclusione a cui tengo molto. Quello che fa di te una persona elegante non è il vestito, ma il modo in cui tratti gli altri. E lui questa cosa qua non la sapeva. Bene, vedo che Lorenza è l'uomo da cui io fuggirei. Brava, fai bene a fuggire. Io, vabbè, ci ho messo un po' a capire che personaggio era, poi ti ripeto, non essendo era un amico, non era una delle mie fidanzate, e quindi non ho avuto modo, cioè, di scontrarmi più di tanto. Però quando gli ho presentato delle amiche mie che ritenevo valide, come delle belle persone, e queste poi venivano a dirmi: "Ma chi cacchio mi hai presentato?" Schiesto personaggio, effettivamente mi è stato a riflettere che forse era meglio non presentargli più persone, perché poi ne andava anche della mia di reputazione, soprattutto allontanarmi, perché non volevo mischiarmi con personaggi del genere che hanno questo tipo, questo set di valori. Bene, la nostra lettura in teoria è terminata. Abbiamo letto un paragrafo per ciascuno dei quattro capitoli. Avete un'idea del libro? Vi invito adesso ad andarlo a ordinare, comprare. Andate sul sito di Ledizioni. Allora, se volete il cartaceo ancora per qualche giorno, l'unico modo di avere il cartaceo è o averlo da me, ve lo posso anche mandare, possiamo fare una spedizione, quello che volete, ne ho un po' di copie da vendere, oppure ordinarlo dal sito di Ledizioni, trovate tutto all'interno del link. Se no, se vi basta l'ebook su Amazon e sui principali ebook store, quindi anche IBS, Book Republic, iBooks di Apple, lo trovate e su Amazon, come vi dicevo, c'è quasi tutto il primo capitolo, quindi se volete dargli un assaggio, lo trovate e iniziate a farvi un'idea di che cosa andrete a leggere. Credo che già la lettura di oggi vi abbia in un certo senso aperto un po' il tipo di pubblicazione. Se volete aiutarmi, e questo sarebbe molto importante, lo dico alle persone connesse: condividete i post che sto facendo in questi giorni, perché il libro ha bisogno di essere promosso. La casa editrice non è una casa editrice molto grande, e quindi se mi aiutate a diffondere i post, a retweetare, anche diffondere, fate click, fate condividi su questa diretta. Fatemi questa cortesia, finché siete ancora connessi. Cliccate il tastino condividi e la fate comparire come post pubblico sulla vostra bacheca, così anche chi stasera non la seguite in diretta, domani se la vede e la può riguardare come video. Poi, se riesco, la scarico e la metto anche su YouTube. Niente, sono aperto a domande. Nel senso, la lettura è finita, siamo a circa 3 quarti d'ora, esattamente quello che volevo fare. Però chi vuole farmi delle domande, visto che ci sono ancora delle persone connesse, io sono qua disponibile. Vedo che adesso si stanno sconnettendo. Però fatemi delle domande o fatemi un commento e rispondo live, se no vi devo salutare e vi devo dare la buonanotte. Però se andate in giro, quelli che domani mattina non si devono alzare sicuramente troveranno delle librerie che stasera stanno facendo l'evento Letti di Notte, la notte bianca dell'editoria. Quindi non ci sono domande, non ci sono altri commenti. Oh, è arrivato un like, grazie, non so da chi. Vediamo, vi do ancora 30 secondi. Dai, su, fate un po'. Quelli che hanno letto già il libro. E so che queste persone connesse l'hanno già letto un po', non vogliono dire nulla. Ditemi qual è il pezzo che vi è piaciuto di più, cos'è che magari invece secondo voi era migliorabile. Raccolgo questi stimoli. Niente, siete passivi, siete stanchi. Allora vi saluto.
Vi ringrazio per l'attenzione. Buonanotte, Cronaca della Radura, le edizioni, e qua c'è la spiegazione di quello che andrete a leggere. Me la lascio ancora per 15 secondi. Ok. Grazie mille, ciao a tutti. Ok, Carlo, ti ho convinto all'acquisto, che cacchio, cioè, adesso ti ho convinto, sono 3 settimane che ti sto martellando, grazie Fabiano, ci vediamo presto, grazie a tutti, ciao ciao, oh, condividete, mi raccomando, fate condividi di questa diretta, grazie mille, ciao a tutti.